La storia della Croce Rossa italiana e dei suoi corpi ausiliari delle forze armate affonda le proprie radici nella storia d'Italia e d'Europa. Nelle sue pagine, lo spirito di sacrificio ed il senso profondo della solidarietà umana si intrecciano con la pietas, che è il barlume incancellabile sempre vivo che l'uomo ritrova alla fine delle prove più dolorose. Dal 1854 al 1859, dalla Crimea alla battaglia di Solferino, sui campi della futura nazione italiana si aprì una stagione di sofferenze e di lotte. In Italia il sentimento di solidarietà fu la risposta coraggiosa delle madri di Solferino in soccorso dei soldati feriti. Il corpo militare della Croce Rossa italiana nacque nel 1866, quando il personale delle squadriglie di soccorso veniva assoggettato alla disciplina militare con adozione dell'uniforme ed equiparazione gerarchica ai gradi dell'esercito. Nel 1908 il corpo delle infermiere volontarie iniziò la sua opera di assistenza e di soccorso durante il terremoto Calabro-Siculo dello stesso anno. Durante la guerra di Libia del 1912 ed il terremoto del Vulture del 1915, le infermiere volontarie si confrontarono fin dall'inizio della loro storia con ogni sorta di sofferenza. L'istituzione del corpo militare e del corpo delle infermiere volontarie è un patrimonio per l'Italia. Durante la guerra 1915-1918 furono scritte le prime pagine eroiche dell'esistenza dei corpi. Il corpo militare mobilitò 204 ospedali da campo per un totale di 30.000 posti letto, che ricoverarono 696.993 militari feriti. Le infermiere volontarie furono impiegate su tutti i fronti, dal Piave a Caporetto a Vittorio Veneto. I militari del corpo e le infermiere volontarie sono stati in prima linea durante i due conflitti mondiali e in tutte le operazioni in patria e all'estero che hanno visto le forze armate italiane impiegate.
Nel corso del secondo conflitto mondiale furono allestiti 22 ospedali territoriali, 11 ospedali attendati da campo da 100 letti e 35 ospedali attendati da campo da 50 letti. Furono mobilitati circa 8.000 uomini ed altrettante infermiere volontarie. Nel settembre del 1943 unità militari della Croce Rossa Italiana si prodigarono durante i combattimenti per la difesa di Roma. I militari e le infermiere volontarie, nei momenti più critici della nostra tormentata storia, furono un grande esempio di disciplina con il loro contegno. Due ufficiali del corpo militare, il tenente medico Luigi Pierantoni ed il sottotenente Guido Costanzi, furono trucidati alle fosse ardeatine. 18 sorelle caddero, 2 furono fucilate dai tedeschi e 2 morirono in prigionia. Ogni nazione ha una propria e differente natura giuridica, struttura e regolamento di Croce Rossa. In Italia si ha la peculiarità di avere i corpi ausiliari delle forze armate mobilitabili anche in tempo di pace per fronteggiare ogni situazione di emergenza. Nel dopoguerra il corpo militare e le infermiere volontarie hanno fornito numerose volte concorso in situazioni di conflitti all'estero. Nell'ottobre 1951 un ospedale da campo fu inviato, inquadrato nell'ONU, in Corea fino al gennaio 1955. Al suo comandante, generale medico professor Fabio Pennacchi, fu riservato l'onore di essere chiamato a rappresentare l'Italia alla firma dell'armistizio di Panmunjom. Durante la rivolta del Katanga nel 1960, un ospedale da campo fornì assistenza sanitaria al contingente ONU operante in Congo. Ovunque l'ostilità degli elementi o la cecità degli uomini minacciano sofferenze, l'azione di questi uomini e di queste donne giunge tempestiva, discreta ed efficiente. Nel quadro delle operazioni di peacekeeping che hanno visto le forze armate italiane presenti in Libano, Somalia, Kosovo, Bosnia, Albania, Iraq ed Afghanistan, il corpo militare e le infermiere volontarie sono stati sempre presenti. Durante le calamità naturali che hanno colpito l'Italia, Vajont, Friuli, Irpinia, Umbria, Lazio, Abruzzi, le infermiere volontarie e i militari del corpo sono stati sempre presenti. In caso di necessità, il loro status giuridico consente una loro rapida mobilitazione. Thank you.
Lì, come oggi, gli appartenenti ai corpi operano in tutti i campi del sociale. Ospedali civili e militari, posti di pronto soccorso, ambulatori CRI, ambulanze, centri trasfusionali ed autoemoteche, a fianco di medici e di psicologi, nelle comunità terapeutiche per il recupero delle dipendenze, nell'assistenza agli anziani emarginati, nei campi nomadi, nel soccorso ai migranti e profughi, sempre al servizio dei più deboli.